terza di ritorno arriva al Luca Vallese di Alba Adriatica, la Torrese, sfida di alta classifica, tutte e due le squadre sono in piena zona playoff, inizia benissimo l'anno, è la partita all'Alba Adriatica di Zotti, gran giocata di Simone Miani per Giambè, si salva la Torrese con un buon intervento difensivo di Petronio. Tiro velleitario di Bomber Maio all'ottavo minuto, la gara si sblocca al tredicesimo, bel taglio in profondità di prima intenzione di capocasa per Miani, l'attaccante timbra il suo decimo centro stagionale, porta l'Alba in vantaggio, ancora Miani se ne va sulla destra, due minuti più tardi, bello il traversone per Lorenzo Emili, 1-2, terribile dei ragazzi di Izzotti, la Torrese al tappeto, irriconoscibile la squadra di Narcisi, ancora Giambè per capocasa, bravo questa volta Bruno a dire di no, non si ferma l'Alba, da un traversone di Foglia nasce un'opportunità ancora per Miani, lambisce il palo a destra di Bruno, gioca benissimo l'Alba, picone per Lorenzo Emili, questo sarebbe stato un Eurogol per il numero 10 rossoverde. Siamo alla mezz'ora, tantissime occasioni, da un cross di Nicola arriva la terza rete, ancora firmata Simone Miani, l'unico sussulto degli ospiti è questo palo colpito di testa da Stacchiotti, gioca benissimo come vedete da queste azioni corali l'Alba Adriatica, inizio di presa, caccia del quarto gol su questa azione che nasce da un calcio d'angolo, batti e ribatti, prima Giambè, poi Foglia, non trovano la porta, ancora in contropiede Miani per Giambè, leggermente in ritardo il tuffo di quest'ultimo, ancora Miani vuole far segnare il compagno di reparto e ci riesce al quarto d'ora, bellissima la conclusione del numero 11 al suo sesto centro stagionale. Ci prova anche Capitan Sacchetti da rimarcare la prova della difesa, tutta la squadra albense, oggi imperforabile. Miani vuole il terzo gol ma è bravissimo anche in rifinitura, quando a 15 dal termine mette il giovanissimo 2001 Pantoni in condizione di siglare la quinta rete per l'Alba. Il pomeriggio della Torrese si può racchiudere tutto in questo sinistro di Torbidone. Tantissimi applausi per la miglior Alba Adriatica della stagione, ora andiamo a sentire i commenti dei due tecnici. Mister Izzotti, allora un inizio di anno migliore di questo non potevi chiedere ai tuoi ragazzi, è stato davvero un bel augurio e una bella risposta sul campo oggi con una squadra molto forte che ha dei problemi in trasferta ma che è sicuramente una delle più attrezzate del campionato. Ma guarda, noi venivamo da una sconfitta tra virgolette molto strana e quindi posso assicurare che quelle situazioni possono lasciare il segno. Io, quello che sto per dire non vuole essere una sviolinata nei confronti dell'ambiente di Alba Adriatico, della mia squadra, ma devo dire che ho trovato molta solidarietà nelle scelte fatte, quindi una sostituzione sbagliata di cui mi hanno assunto responsabilità, però questo clima non ha fatto altro che darmi ancora più voglia e carica. Il fatto poi di parlare con questi ragazzi un certo tipo di calcio puntando sui valori morali, perché questo abbiamo fatto anche oggi, e poi rispondere in questa maniera, io non posso fare altro che dire grazie a tutti, perché ho sempre detto che un allenatore da solo non può fare niente, quindi non mi sono sentito solo e oggi in campo ho visto una grande squadra. Mister Narcisi, il cammino esterno della tua squadra lo sapevamo, ha dei problemi, ma oggi è arrivata una sconfitta diversa dalle altre. È arrivata una sconfitta vergognosa perché abbiamo fatto male, chiediamo scusa perché con prestazioni così indecenti si può fare solo questo e facciamo i complimenti ai nostri avversari che hanno dimostrato sul campo che la classifica che hanno non è casuale, quindi complimenti a loro che sono stati più bravi.